giovedì 9 maggio e noi affronteremo questa giornata con un abbraccio, l'abbraccio che vi dà il Signore e l'abbraccio piccolo che vi do io, ma sentito. Il Vangelo è quello di Giovanni, capitolo 6, versetti 44-51. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede alla vita eterna? Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora, che cosa viene a dirci il Signore? Che Lui è la verità, in quanto discende dal cielo e sa tutto del Padre che lo ha mandato. E cosa viene a dirci il Padre per mezzo del Figlio? Che ci vuole tutti salvi, cioè sanati dall'egoismo, sanati dalle brame delle passioni. E tutti noi vediamo come il mondo che ci circonda è assetato e affamato, pur tra tanti beni. Ma questi beni sono beni fatui, sono beni che fanno male, che hanno il sigillo del veleno: sesso, successo, soldi. Sono gli ingredienti del mondo e nessuno pensa alla vita eterna che ci attende. Nessuno pensa che noi, che con la morte, la vita non si spegne, ma la vita continua ed entra nella fase più bella, la fase dell'immortalità e la fase della eternità. Se uno è con Dio, ha la vita eterna. Che cosa vuol dire la vita eterna? La vita piena, realizzata. Io sono in pace. E che cosa posso nutrire in più? Ed in più questa pace è nutrita dalla speranza. E quale speranza? Andrò a vedere la Santissima Trinità. Sarò il cittadino, sarò familiare della Santissima Trinità. E ciò che ci attende sarà di una bellezza incredibile. Dante del Paradiso sosteneva che le sue parole, lui sommo poeta, non riusciranno mai a dire la bellezza del Paradiso. Eppure noi non pensiamo mai all'eternità, mai pensiamo che il nostro operare sulla terra deve essere teso ad avere di là un posto di luce accanto al Signore. Altrimenti la nostra vita, anche se in questa vita a noi sembra di avere mari e monti, ebbene di là poi sarà come una vita spenta se non abbiamo pensato alla eternità. E poi pensiamo ancora, Dio che ci dona tutti i nostri desideri, ci mostrerà ogni cosa, tutti i nostri sogni troveranno riscontro nella sua misericordia e sarà un eterno gioire accanto a lui. Ma perché non pensiamo a ciò che facciamo e chiedendoci, ma questa azione è per la vita eterna? Cioè è un'azione tesa al bene, al mio bene e a quello degli altri? E faccio io la volontà di Dio in quello che sto facendo? Questo dovremmo chiedercelo ogni giorno. E se chiediamo aiuto al Signore, noi vivremo secondo questa ottica. Signore, donaci lo Spirito affinché ci faccia capire queste realtà
queste realtà eterne, noi che stiamo vivendo il secondo della vita terrena, che pensiamo che sia l'eternità, ed invece è solo un secondo propedeutico alla festa del cielo. Arrivederci.